I valori dello sport è l'iniziativa che il CONI della provincia di Roma promuove da 7 anni tra gli studenti della scuola media per favorire la pratica sportiva. L'aula consigliare di Ladispoli ha ospitato questa volta Silvia Farina, campionessa di tennis che si è sottoposta alle numerose domande che le hanno rivolto gli studenti della scuola media Corrado Melone. Come nello sport, anche nel dialogo con la platea, la campionessa ha dimostrato grande passione. Bisogna cercare di usare parole semplici per far arrivare un messaggio molto importante, che è appunto il valore dello sport nella vita. E comunque è stata una mattinata piacevole, penso che comunque sia stato importante per i ragazzi avere una campionessa di fronte per rendersi conto che comunque siamo persone comunque normali, che hanno fatto delle cose normali, forse un po' particolari, però credo che sia stato importante per loro. Insomma, tu che hai fatto anche 3 Olimpiadi, sei arrivato agli ottavi di finale, è un curriculum davvero molto importante per la nostra nazione. Il successo tuo migliore, quello che ricordi con più passione? Sì, ecco, passione, ma guarda, forse la partita che ho vinto in Federation Cup per la nazionale contro Monica Seles, cioè, è uno dei miei ricordi più belli, perché comunque quando si gioca per la nazionale, vincere in casa contro una campionessa del genere è un bel ricordo. Poi ovviamente... Ha battuto anche la Sharapova. Sì, sì, a Roma, agli internazionali. Quindi vabbè, ci sono tanti momenti belli da ricordare e questo è importante. Insomma. Preside Riccardo Agresti della scuola Corrado Melone di Ladispoli. Il vostro istituto è impegnato sempre a promuovere iniziative sullo sport, come quella di oggi. Sì, esatto, perché lo sport è importante. Lo sport non è solo quello che si guarda in televisione, perché è anche pratica, però se non si mostra ai ragazzi, come in questo caso, il campione da vicino, forse loro continuano a pensare che lo sport sia qualcosa che viene fatto in televisione ma non praticato. Invece noi vogliamo proprio che lo sport diventi praticato da tutti. Tutto questo riusciamo intanto a farlo grazie al CONI, che ci mette a disposizione gli atleti. Non è così semplice per una scuola che non ha fondi avere qualcuno che venga a fare anche una conferenza. Noi lo facciamo a costo zero per la scuola, proprio perché il CONI ci ha aiutato in questo, altrimenti non sarebbe stato possibile. Qual è la domanda di questi ragazzi che ti è rimasta più impressa? Ma devo dire che sono state tutte domande molto interessanti, si vede che hanno preparato la cosa, quindi non c'è stata una domanda in particolare. Ecco, forse quella che mi ha lasciato un pochino sorpresa è stata quella del doping. Quindi vuol dire che è un problema che comunque anche nei ragazzi è presente, ci pensano e mi ha sorpreso. Abbiamo qui a Ladispoli, davanti al comune, il presidente provinciale del CONI, Riccardo Viola. Silvia Farina, la tennista, i valori dello sport, una giornata all'insegna dei bambini della cultura sportiva. Ma giornata importante, poi è l'inizio del progetto di quest'anno, la partenza. L'anno scorso ci eravamo posto l'obiettivo di andare in 100 scuole, quest'anno lo vogliamo superare e credo che sia importante la presenza di questi campioni per far capire ai ragazzi cosa significa lo sport, ma non lo sport agonistico soltanto, ma lo sport come cultura, come valori, come pratica sportiva, come quel qualcosa che dovrebbe appartenere sempre di più alla nostra nazione, ma soprattutto ai giovani.